Rimarrà aperta fino al 30 di giugno, è però probabile una proroga, la mostra Illustratori nella Venezia Giulia, che è allestita al Museo Istriano di Via Torino. Parliamone con il direttore dell'IRCI, Piero Del Bello. Noi siamo abituati, no, alle mostre dell'IRCI che riguardano quella che in alcuni casi potrebbe essere chiamata anche arte applicata. Adesso sul termine ci si può sempre mettere d'accordo. Questa però è una, possiamo anche chiamarla una mostra monstra per certi versi. Beh, in qualche modo cerchiamo di metterla in evidenza, ma cosa che il nostro Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata ha sempre cercato di fare. Cerchiamo di mettere in evidenza quella che è stata l'enorme ricchezza in campo grafico. Arte applicata va bene, senz'altro, come modo di definire questa particolare... Sì, è un concetto che a me non piace, per dire la verità, però esiste. Sì, dire arte applicata sembra quasi voler sminuire un qualcosa che di per sé ha una grossa valenza proprio artistica. Illustratori nella Venezia Giulia significa parlare dei grandi maestri noti in tutto il mondo, Mclikovic, Dudovic, primi fra tutti. Se io vado in Giappone e nomino Marcello Dudovic, tutti sanno chi è Marcello Dudovic, ma significa anche mettere veramente in luce e cercare di proiettare quasi veramente con un proiettore l'immagine di tanti grandi pittori, disegnatori, grafici, architetti, designer, scultori che in una parte, in qualche momento della loro vita, si sono dedicati alla illustrazione. Illustrazione in senso lato, illustrazione quella che fa più effetto per un visitatore non solo appassionato, ma semplicemente che vuole avvicinarsi, che entra qua dentro, che vede questo mare di colori, illustrazione che brilla ovviamente attraverso i manifesti, i cartelli, i cartelloni. Una volta dicevano i cartelloni per dire il manifesto e il cartellino per dire il manifesto piccolo, la locandina. E noi siamo una regione, la Venezia Giulia, consideriamo anche un po' il Friuli in questo caso, ma la vecchia regione Venezia Giulia, quella che ha, oltre che Trieste, l'area goriziana, ha anche tutta l'Istria, per stagione naturalmente guardiamo Fiume, guardiamo la Dalmazia, è compito nostro istituzionale. In questa, in fondo, piccola regione, quello che fa specie è vedere quanti, ecco, quanti, c'è, quanti. C'è una ragione, mi sono sbagliato anch'io, che giustifica questo, perché effettivamente sembra strano che un numero così importante, notevole di illustratori pubblicitari, anche in questo caso è una diminuzione, mi rendo conto, provenga proprio dalle nostre parti. Qui siamo in una situazione molto particolare. Dal momento della rivoluzione artistica, della prima rivoluzione artistica, quella che ci fa uscire dall'Ottocento di maniera, dall'Ottocento verista, dall'Ottocento che ci dà delle opere bellissime, ma quasi a volte fotografiche di una realtà anche cruda, noi passiamo a un modo di dipingere che qua, nell'area della Venezia Giulia, ha un maestro, due maestri, Eugenio Scomparini da una parte, Lonza dall'altra. Questi danno il là ad un nuovo modo di dipingere. Già in questi, se vogliamo, c'è un qualcosa che può avvicinarsi al concetto di illustrazione. Non è banale che la classica donna che da sempre illustra, e dal bel inizio la Lega Nazionale, è opera di Eugenio Scomparini. Ma da loro si svilupperà tutto attraverso il Circolo Artistico di Trieste, che sarà il motore propulsore veramente, si svilupperanno una generazione di artisti, da quelli nati attorno all'870-75 a quelli nati un attimino dopo, verso il 1880-85-90, che segneranno non solo un cambio di marcia nella pittura, ma in tutto ciò che deriva dalla pittura, che si avvicina alla pittura, che è conseguenza della pittura,
quindi illustrazione. E quando dico pittura, ripeto, intendo scultura, intendo architettura. È banale pensare a un nome che è notissimo per noi, Ugo Carà. Ugo Carà, grande scultore, anche a suo modo innovativo, alla fine degli anni 20, giovanissimo, a parte che va alla corte di Gioponti, e quindi è in una dimensione a livello nazionale molto interessante, ma ci propone una grafica, lui, che farà lo scultore di fatto per tutta la vita, ma che farà anche il designer, che farà varie cose, ci propone una grafica nell'arte applicata con delle essenzializzazioni, delle razionalizzazioni che nascono da tutto quel movimento che non è solo locale ma che comunque influenzerà. È il momento delle rivoluzioni, noi passeremo dal Liberty, dall'Art Nouveau, dalla secessione, passeremo alle grandi rivoluzioni del futurismo, al cubismo, al costruttivismo. Tutto questo fermento in questa nostra terra è molto efficace perché qui cosa guardano i nostri artisti di quelle generazioni che sono i figli di Eugenio Scomparini e di Lonza? Cosa guardano? Guardano Monaco naturalmente, a Monaco c'è Franz Hostuck, guardano Vienna, a Vienna c'è Egon Schiele, poi ci sono anche altri, ma qualcuno guarda anche Parigi, Toffoli se pensiamo, va a Parigi. Qualcun altro guarda Venezia. Ecco, c'è un modo di guardare, di vedere. I fiumani guardano l'Ungheria, guardano Budapest. È una terra particolare, una terra ricca, una terra piena di fermento, la nostra, da un punto di vista artistico. È uno degli aspetti che più sono suggestivi, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista del visitatore che entra, come abbiamo detto prima, in questo mondo di colori, è l'arte applicata. È l'arte applicata al manifesto, alla pubblicità, all'illustrazione. Allora, come si dice, i pièces de résistance sono parecchi, poi dopo ognuno anche sceglie i propri a seconda dei gusti personali, però c'è un altro discorso che dobbiamo affrontare e che per certi aspetti è anche alla base di alcune delle opere. Nel momento in cui lavorano questi illustratori, parallelamente c'è uno sviluppo importante della fotografia. In alcuni casi, mi dicevi, la fotografia è ci sono, come dire, i disegni vengono effettuati, mettiamola così, sulla base di fotografie, però si incomincia anche a considerare proprio la fotografia già come illustrazione alla quale poi magari aggiungere degli elementi. Quindi c'è anche questo da sottolineare. Allora, il gioco è da una parte industriale e dall'altra parte di tecnica personale. La fotografia sicuramente aiuta, ma se la fotografia, un po' per tutti i nostri grandi, non solo locali, illustratori o comunque cartellonisti, siamo gli stessi Dudovic e Mihlikovic, useranno la fotografia, metteranno gli attori in scena, fotograferanno un qualcosa che loro hanno nella testa e sulla base di questa fotografia costruiranno un disegno. Ma noi abbiamo il capostipite dei cartellonisti giuliani, che è quel Giuseppe Sigon, amico sodale, lievemente più anziano di Leopoldo Mihlikovic, che userà molto la fotografia e la userà in maniera diversa dagli altri. Lui riuscirà ad inserire direttamente la fotografia nel manifesto. A volte alle mie spalle c'è un manifesto che pubblicizza The Tocos, sono sigarette egiziane. Lì lui fotografa una giovane donna, la veste da egiziana, mette in mano una sigaretta a questa giovane donna e quella fotografia diventa il manifesto. Il suo segno, al di là della capacità di fare quello scatto fotografico, sta nel lettering, sta nel costruire la parte scritta del manifesto, quella che ti dà il messaggio e che ti comunica ciò che quell'immagine, in questo caso fotografata, vuole raccontare all'utente. Ci sono altri casi in cui Sigon inserisce direttamente una fotografia e poi la circonda di un decoro che esce dallo stile ottocentesco, che è pur presente nei primi manifesti di Giuseppe Sigon, il Kemmerich, siamo attorno al 1890 quando ancora è a Milano e lavora per Tensi, il Kemmerich, carne, estratto di carne, carne in scatola, è ancora ottocentesco ma già ha un taglio moderno, un taglio che comunque ha occhieggiato al Liberty.
Poi i decori Liberty entreranno in piena in altri manifesti, cito Gemma Farina, in cui lui inserirà direttamente la fotografia dell'attrice Gemma Farina e poi ci costruirà un decoro Liberty tutto intorno. È importante citare Sigon per questa nostra dimensione, perché lui alla fine, dopo apprendistati a Milano, soprattutto da Tensi, ma dove arriva come maestro litografo, ecco, questa è un'altra caratteristica importante, la litografia. È proprio l'evoluzione della litografia che fa sì che il cartellone pubblicitario prenda piede così come lo intendiamo in chiave moderna, comincia a colorare i muri, come avevamo visto poco prima in Francia con Toulouse-Lautrec, con Charest, con Grasset. Ecco, la litografia che diventa cromolitografia, l'essere capaci di incidere la pietra, ma incidere tante pietre, quanti colori passano attraverso quei solchi, e solco di una pietra accanto a solco dell'altra pietra per 7, 8, 9, 10, 11, 12 addirittura pietre, e sono pietre di un metro per 70 tante volte, quindi pietre molto grandi, il passaggio della carta ripetuto sopra una pietra, due pietre, 10 pietre, ti dà quell'effetto che per noi è spettacolare, ma che non si sa, se uno non ha la conoscenza tecnica, come ci si arriva? Ci si arriva attraverso questo. Ecco, questo connubio di tecnica, di capacità di utilizzo della fotografia è naturalmente la raffinatezza delle industrie grafiche che nascono. Ancora con Sigon, sarà Sigon a creare lo stabilimento cromolitografico all'interno della Modiano di Trieste e sarà lui a promuovere, a spingere lo stabilimento fotomeccanico dentro alla Modiano di Trieste. Ecco che il connubio tra la cromolitografia, l'utilizzo a livello industriale della fotografia, ci sono delle macchine fotografiche enormi con delle strumentazioni che oggi occupano una stanza già alla fine dell'Ottocento, per sfruttare la fotografia utilizzando delle lastre molto grandi che ti danno una perfetta definizione per creare un'efficacia nell'immagine pubblicitaria. Queste sono opere, diciamo, su commissione, però per certi aspetti c'era già la figura del creativo, no? C'è quella qui è in cartolina, se non mi sbaglio, quella di Dudovic, la pubblicità di un inchiostro, che ci dice anche di come uno della sua statura si poteva anche permettere certe cose, però c'è già in nuce l'anima del creativo che sarebbe poi emersa negli anni più vicini ai nostri. Certo. Ma l'esempio qui l'abbiamo risposta in formato cartolina, anche perché trovarlo in manifesto, con un manifesto di piccolo formato tutto sommato, non è facile. Dobbiamo considerare che questa mostra è costruita con alcune cose che sono nostre, dell'IRCI, del nostro Istituto Regionale per la Cultura Istriana Fiumana Dalmata, ma sono costruite soprattutto grazie ai prestiti di alcuni grandi collezionisti privati, non pochi oltretutto, per mettere insieme questa massa enorme di materiali. Qui abbiamo qualcosa come un migliaio di immagini, tra immagini piccole e immagini un po' più immagini grandi, se non grandissime, come i manifesti che possono avere 2 metri per 1,40 m. È il caso di Fisso l'Idea. L'aneddoto per chi ama e conosce Dudovic è noto, ma è sempre bello ricordarlo. Il suo committente gli rompeva le scatole. Allora mi dai sto bozzetto per la pubblicità. Siamo proprio a Cavaliere, alla fine dell'Ottocento, stiamo per entrare nel Novecento. E Dudovic non aveva l'idea, non sapeva come disegnare una bella pubblicità per questi inchiostri padovani. E allora, dietro l'insistenza del committente, che fece? Disegnò un uomo nudo, inginocchiato per terra, in una macchia d'inchiostro, sembra veramente inginocchiato in una macchia d'inchiostro, con le mani sporche d'inchiostro, che rivolto verso un muro, quindi di schiena per l'utente, scrive Fisso l'Idea. Ecco, non aveva l'idea e lui ha fissato l'idea, scrivendo Fisso l'Idea e fissandola con quell'inchiostro che doveva pubblicizzare. Ecco il creativo. Qui c'è anche un altro discorso che si può fare, ed è un discorso, se vuoi, anche più sociologico che artistico, però è ben vero che ci si trova di fronte alle pubblicità di oggetti, diciamo così, che
nel corso degli anni poi sono scomparsi, no? Nel senso, le cartine di sigarette ed anche altre cose, insomma. Quindi c'è anche la curiosità poi di andare a scoprire di che cosa si trattava. Beh, la citazione delle cartine della sigaretta è perfetta. Ci sono tantissime, tra l'altro, di queste. Certo. È perfetta e oggi nel presente, presentissimo, diciamo, diventa forse quasi un po' impropria, perché c'è un grande ritorno sì, vero, della sì, cartina da sigaretta oggi. Però dobbiamo pensare che la sigaretta confezionata, così come la troviamo da molti anni sul mercato, nell'Ottocento non c'era. Per cui se uno voleva fumare la sigaretta doveva avere le cartine e il tabacco, rollare la cartina, metterci il tabacco dentro e fumare. La cartina doveva essere estremamente raffinata, perché più raffinata era la cartina, sottile. Le pubblicità delle cartine e sigarette sono: questa è la cartina più salubre. Oggi è impensabile usare questo modo, oggi è impensabile far vedere un bambino che fuma, eppure nelle pubblicità delle cartine da sigarette noi troviamo non solo molte donne che fumano, in un momento in cui la figura della donna viene usata, ma qui è la donna che fuma come fuma l'uomo, no? Quindi quasi un messaggio paritetico, no? Ma poi un bambino che fuma, ma chi lo trova? Cioè, come potresti fare oggi? Eppure, proprio nel caso delle cartine di sigaretta, abbiamo i grandi testimonial. C'è il professor Wirthaler, che viene immortalato proprio da Giuseppe Sigon per pubblicizzare le cartine da sigaretta Club della Modiano, e lui è un chimico molto raffinato, che è quello che stabilisce la salubrità delle acque nella regione, noto in tutta l'Austria, siamo ancora nell'impero austro-ungarico, noto in tutta l'Austria, e lui stabilisce nella pubblicità che disegna Giuseppe Sigon, aprendo la revue scientifique che sta leggendo, e lui stabilisce che quelle sigarette sono quelle più sane, quella cartina sigarette è la cartina sigarette più sana. Ma come oggi potremmo pensare che, non so, una Rita Levi Montalcini, ecco, un premio Nobel, pubblicizzare un qualcosa che comunque sappiamo non fa bene. Senti, chiudiamo, Piero, con tu lo hai accennato, però giova anche ripeterlo, no? L'allestimento della mostra ha visto anche la partecipazione di privati, di collezionisti, perché questi sono effettivamente anche quello che si dice, non soltanto dei collector's item, ma c'è proprio anche un mercato di queste. Sì, in qualche modo sì, sicuramente c'è stata una grande partecipazione, perché mettere insieme tutto questo materiale che rientri poi nell'ottica degli illustratori, o che sono nati in questa area o che sono stati operativi in quest'area, mostrando l'illustrazione in senso lato, cioè non solo il manifesto che colpisce immediatamente l'occhio dell'utente, ma la tesserina illustrata, la copertina illustrata, il ventaglio pubblicitario, l'ex libris, tutto ciò che fa illustrazione. Queste cose non è che si trovano negli archivi. Certo, ci sono i manifesti, chiediamo prestiti all'archivio Salce, il più grande d'Italia, e lì si trova tutto, non proprio tutto, ma quasi tutto. Ma come mostriamo tutto il mondo dell'illustrazione? Non esistono archivi specifici, privati, poi legati a questo territorio. Ecco che allora vengono in soccorso i collezionisti, e alla fine la funzione del collezionista è stata quella anche di conservare una memoria che altrimenti sarebbe andata dispersa. In questa situazione noi in poco tempo abbiamo messo insieme una cinquantina di profili di artisti, riuscendo a produrre anche un voluminoso catalogo di oltre 300 pagine, che vuole proprio mettere i più grandi, stranominati anche in questo servizio, ma anche i più piccoli, nomi che nessuno conosce. Gustavo Petronio, ma chi conosce Gustavo Petronio? Gustavo Petronio è pure quello che dell'illustrazione non solo ha fatto il suo mestiere, ma ha trasformato l'illustrazione in movimento. È stato quello che da noi per primo ha tentato la via del cartone animato, quando Walt Disney ancora neanche pensava al cartone animato. E dovrà andare a Milano per riuscire ad arrivare a questo, ma sarà l'uomo che, ci sono piccole citazioni, sarà l'uomo che fino all'ultimo, quando vorranno animare il segno,
e negli spot pubblicitari degli anni, della fine degli anni 30 e dell'immediato dopoguerra, quelle testimonianze poche che abbiamo dei grandi animatori tipo i fratelli Pagot, diranno bisognava sempre ricorrere a un vecchio triestino che era quello che più e prima di tutto Gustavo Petronio, allora a Milano. Ecco, come Gustavo Petronio tanti e tanti illustratori. Io cito per ultimo, ma è una citazione di buon auspicio, il nostro rovignese Angelo Battistella, che è presente in mostra con alcune delle sue opere, quello che diede una nuova linea alle campagne pubblicitarie delle compagnie di navigazione, all'Adriatica soprattutto, ed è quello che per 25 anni non solo inventò il flacone del Pino Silvestre Vidal, quello a forma di pigna, ma per 25 anni fece la pubblicità della Vidal. Ecco, Angelo Battistella, classe 1927, è l'unico di questa cinquantina di artisti presenti in mostra che è ancora con noi, che è ancora vivo. Allora, la mostra, dicevamo, rimane aperta fino al 30 di giugno, è possibile? Ma la allungheremo sicuramente, c'è troppa gente, c'è troppo interesse. E quindi andremo avanti probabilmente tutta l'estate con questa mostra. Grazie a Piero Del Bello, direttore dell'ILCI, per essere stato con noi. Grazie a voi.